Ciao a tutti, io sono Emanuele Vietti e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Oggi torniamo sulla serie Excel Trucchi e Segreti per andare a svelare tre trucchi, secondo me indispensabili, quando andiamo a trascinare una cella. Sarà capitato a tutti di trascinare una cella per copiarla sulle celle successive, ma fatemi sapere se conoscevate questi tre trucchetti. Uno, il primo lo conoscevo già, ma penso che possa essere utile a molti. Gli altri due li ho scoperti questa settimana mentre registravo i video del nuovo corso X-Camp. Siete curiosi di sapere quali sono questi trucchi? Ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. Nel frattempo mettete un like a questo video ed iscrivetevi al canale per rimanere aggiornate con tutte le prossime novità. Spesso in Excel ci troviamo con la necessità di copiare una formula o un valore su una serie di celle successive, principalmente in colonna. Come in questo caso, se io volessi applicare questa formula a tutti i prodotti del mio elenco, al posto di copiare e incollare potrebbe essere sufficiente appunto trascinarlo, ossia posizionarsi nell'angolino in basso a destra, cliccare col pulsante sinistro del mouse e trascinarla. Questo permette appunto di andare a copiare su tutto l'intervallo la formula. Un primo trucchetto che, molti conosceranno, ma magari non è conosciuto a tutti, è il seguente. Se io mi posiziono nell'angolino, al posto di cliccare e trascinare, faccio un doppio clic, la formula verrà copiata fino all'ultima riga alimentata. Attenzione però, ci fossero nel mezzo delle righe vuote o delle celle vuote, la formula si fermerebbe prima e quindi se utilizzate questa tecnica verificate che effettivamente la formula sia stata copiata fino in fondo. Un secondo trucchetto che invece alcuni di voi magari non conoscono è il seguente. Se io seleziono un valore e lo trascino, come in questo caso una data, Excel propone appunto le date successive in questo caso, saltando di giorno in giorno. Cliccando su questo tag che compare, vediamo che possiamo scegliere se copiare la cella e perciò ripetere lo stesso valore su tutte le celle, oppure selezionare solo i giorni feriali, oppure i mesi, gli anni e così via. E qualcuno di voi dirà, ma certo che conoscevo questa funzionalità, ma non è questo il trucco che voglio farvi vedere. Il trucco che voglio farvi vedere è il seguente. Torno indietro con CTRL Z, se al posto di cliccare col pulsante sinistro nel mouse clicchiamo col pulsante destro, una volta che abbiamo trascinato si aprirà questa finestra che ci permette di selezionare immediatamente che cosa vogliamo copiare, senza perciò andare nel tag successivo, perciò risparmiando un passaggio. Ed eccoci arrivati al terzo trucco. Se io seleziono ad esempio questa riga e mi posiziono qua, se trascino la formula andrei a sovrascrivere le celle immediatamente successive. Ma se invece io voglio solo inserire delle righe in questo intervallo, sarà sufficiente tenere premuto Shift e lasciando il mouse vedete che al posto di sovrascrivere le celle successive inserisce delle righe vuote e voi potete poi procedere ad alimentarle. Come ad esempio anche in questo caso volessi inserire una data tra il 2025 e il 2026, sarà sufficiente cliccare, tenere premuto Shift, trascinare per una cella e lasciare il mouse. Vedete che tutte le celle sottostanti verranno traslate di una posizione e verrà liberata una cella. Questo trucco, secondo me, può essere molto utile in determinate occasioni. Conoscevate questi tre trucchetti? Il primo forse sì, e se non lo conoscevate vi cambierà la giornata e lo utilizzerete spessissimo. Gli altri due sono meno noti, io stesso li ho scoperti questa settimana mentre registravo i video di X-Camp. In questo corso infatti sto cercando di inserire
tutti quei trucchi segreti e tutte quelle funzionalità un pochino meno conosciute che però trasformano l'utente base di Excel nel utilizzatore professionale, come dal nome del nostro canale. Se siete curiosi di conoscere Xcamp e non lo conoscete già, trovate tutte le informazioni nel link che riporto nel commento di questo video. Potete aderire alla campagna di crowdfunding, molti di voi lo hanno già fatto, e in questo modo potrete anche accedere a un posto in prima fila, ossia prendere parte a questo progetto prima di tutti, sia per la parte teorica che sarà disponibile per tutti su questo canale, sia per la parte degli esercizi che ci servirà appunto per acquisire bene tutte le nozioni, che invece sarà a pagamento. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo tutorial.